Ho visto anch'io Mortal Kombat, che da noi in Italia è approdato esclusivamente su Sky e su Now TV, mentre invece in America su HBO Max e in sala. Sinceramente non attendevo questo film, anche perché io non conosco niente di Mortal Kombat, come dissi anche in una vecchia puntata di Facce di Nerd. Alla fine, non conoscendo niente, non avendo mai giocato all'omonimo videogioco creato da Ed Boon e John Tobias, da questo film mi sarei aspettato quindi una presentazione di certi personaggi, di certi combattenti, come si vedeva nel trailer, e tanta azione con una trama, almeno pensavo interessante. Non è che mi aspettassi da Mortal Kombat un film d'autore, né tantomeno un film impegnato. Mi aspettavo un film molto action dove le sequenze d'azione, fossero valide, dove magari si presentavano dei personaggi ben caratterizzati e che poi avessero, no, iniziato un cammino verso un futuro, una prosecuzione di questa saga, perché già prima di vedere il film, conoscevamo l'intento di espandere questo franchise anche al cinema, così come si è espanso per quanto riguarda i videogiochi dagli anni 90 in poi. Mi sono visto questo film senza aspettarmi troppo, ma con la consapevolezza di volermi divertire, perché lo sapete che io apprezzo anche questi film più esagerati, a volte più tamarri, ma purtroppo questo film, secondo me, è stato tra i più brutti che abbia visto negli ultimi anni. Un film veramente orribile, non sapete con quanto dispiacere lo dico. Allora, io non so se siano rimasti contenti i fan del videogioco, però come dico sempre, videogiochi, fumetti sono una cosa, una determinata forma d'arte. Il cinema è un'altra forma d'arte, quindi io non riuscirei a dire, anche se conoscessi il videogioco, il film è riuscito perché è fedele al videogioco. Cioè, non mi importa niente. Per me potevano anche cambiare tutto ciò che si è visto nel videogioco. L'importante era creare una narrazione valida, riportare una caratterizzazione dei personaggi interessante, visto che avremmo dovuto abituarci a tanti di questi combattenti che poi si sarebbero dovuti incontrare al Mortal Kombat, no? A questo combattimento mortale, che ogni tot tempo vede protagonisti i nostri guerrieri. E invece no, ragazzi, io mi sono trovato da inesperto per quanto riguarda il videogioco, da non conoscitore del videogame, mi sono trovato di fronte ad un film dove tutto è sbagliato, dove la trama non esiste, perché sembra quasi che si voglia far contenti coloro che amano il videogioco e quindi nel videogioco ci si picchia dall'inizio alla fine, picchiamoci dall'inizio alla fine anche qua, perché effettivamente il film ci dice fin dall'inizio che ci dovrà essere un combattimento in cui alla fine ci si picchia. Per arrivare a questo combattimento, cosa si fa? Ci si allena in questo museo e quindi ci si picchia. Però ad un certo punto questo allenamento viene interrotto da un'altra squadra dove c'è questo Sub-Zero perché non vuole che determinati combattenti arrivino a potersi sfidare al Mortal Kombat perché c'è una profezia, che farebbe sì che questa nuova squadra di eroi potrebbe per la prima volta vincere dopo 9 volte che hanno perso questa sfida. Questi guerrieri della Terra potrebbero vincere dopo 9 volte che hanno perso, la sfida, e quindi andiamoli ad uccidere prima. E quindi si interrompe l'allenamento dove si picchiano per picchiarsi ancora. A questo punto mi guardo John Wick, almeno lì sin dall'inizio so che è un film dove c'è un ammazzatutti generale, dove c'è il costante desiderio di regalarci scene d'azione da parte di un bravissimo regista come Chad Stahelski, e almeno vedo un film dove le scene d'azione sono veramente belle, dove c'è una regia molto valida, dove ogni volta mi diverto nel vedere anche la voglia di sorprendere lo spettatore e determinazione anche nel cercare di rendere sempre più coreografica ogni scena action e ogni scena di combattimento. Mi guardo un film del genere, almeno sin dall'inizio so a cosa vado incontro. In questo caso mi aspettavo, ok, le botte, ma anche un minimo di trama. Cioè, dall'inizio alla fine è stata una noia terribile. La sceneggiatura non esiste.
Roba che io sarei potuto andare in cucina dopo che il film era iniziato da 5 minuti, tornare a 5 minuti dalla fine, non sarebbe cambiato niente. Per non parlare poi, vabbè, dici, c'è tanta azione, dall'inizio alla fine ci si picchia, però almeno ci sono i personaggi caratterizzati. Io il film l'ho visto ieri, non ricordo nemmeno un personaggio. È proprio un film fatto apposta per far dire ai fan del videogioco: mamma mia, si è presentato il tal dei tali! No, con queste scene io sono Pinco Pallino e l'altro, io sono Mario il Drago e l'altro, io sono Elvis the Pelvis. Cioè, capite cosa voglio dire? Tutti questi nomi a caso, così almeno il fan del videogame potrebbe dire: mamma mia, si rifà quello del... Ma chi se ne frega, ragazzi? Questo è cinema, fatemi un film tamarro, fatemi un film esagerato. Caspita, imparate da Fast and Furious, almeno lì nella sua esagerazione una trama c'è. Qua io non ne potevo più. Cioè, questo per me sarebbe dovuto essere un film di presentazione per avvicinarmi a questo mondo perché non lo conosco attraverso il videogame. Ma sembra più un contentino per quelli che si spippolano le mani con il joystick giocando a Mortal Kombat. Allora fate sì di creare un evento speciale solo per oggi nelle sale un gameplay di Mortal Kombat. Attaccate una PlayStation 5 al proiettore e mi fate vedere un combattimento. Cioè, sarebbe la stessa cosa, perché qui non ha senso il film, non ha trama, ti presentano tanti protagonisti insieme e non te ne ricordi nemmeno uno, a meno che non tu sia fan del videogame, ma ripeto, sono due cose diverse, cinema e videogiochi. Per di più i personaggi sono congelati da quanto la loro caratterizzazione sia sotto zero, altro che Sub-Zero. Loro sono Sub-Zero, sono proprio sotto zero. Non ci sia un personaggio che abbia una caratterizzazione, non ce n'è uno. Ad un certo punto c'è un personaggio, il principale, che minimamente, no? Viene fatto vedere che ha una famiglia. Poh, a un certo punto si lascia da parte anche quell'aspetto, non se ne parla più. Si preferisce continuare a mostrare queste scene d'azione malfatte. Perché tutto ciò che poteva essere di salvabile poi distrutto da una CGI che interrompe anche il flusso di coerenza, di coreografia, dove minimamente potevi anche restare intrattenuto, per colpa di questa CGI scadente. Cioè, ragazzi, c'è quello che con il fuoco in mano, ragazzi, sembra un effetto fatto con Paint. Cioè, c'è Sub-Zero, ragazzi, quell'altro con gli occhi luminosi. Io i nomi non me li ricordo perché non è un film. Cioè, mi criticate Army of the Dead, ma Army of the Dead, in confronto, che per me è un buon film, è un capolavoro rispetto a Mortal Kombat. Io mica mi aspettavo una caratterizzazione dei personaggi hiccicocchiana. Però almeno in Army of the Dead c'era una caratterizzazione minima, minima, ma i personaggi ti restavano a cuore. Qua no. Qua, se non li conosci per il videogame, non ti restano a cuore per nulla, ma te speri che muoiano dopo 2 minuti. Io non vedevo l'ora, non ce la facevo più. Personaggi non caratterizzati, trama inesistente, solo voglia di portare avanti un fanservice per far felice l'amante del videogame. Continue anche battutine forzate quanto mi hanno dato fastidio. Questa continua volgarità inutile. Queste battutine forzate e riferimenti alla cultura pop, non ne potevo più. Basta, basta, basta. Con un gruppo di attori buttati lì che fanno il caspita che vogliono, perché si vede che non c'è una direzione degli attori. Te mettiti lì, tira fruona un altro, si vede che non c'è caratterizzazione, che non c'è una giusta direzione degli attori. Ma vi rendete conto che io non so da quant'è che parlo e non ho ancora nominato il regista Simon McQuaid, che girava gli spot pubblicitari ed è passato a girare Mortal Kombat. Caro Simon, io e li vedrò anche i prossimi film, però se Mortal Kombat 2 sarà come questo, io non ho visto neanche la trasposizione degli anni 90. Questo è il primo Mortal Kombat che vedo, ma con me la voglia di vederne altri, cioè, non l'hai trasmessa. Quindi alla sceneggiatura invece abbiamo Greg Russo e Dave Callum. Io veramente a questo punto rimpiango Birds of Prey. Cioè, veramente, io pochi giorni fa ho parlato con Matioski nel suo canale di Birds of Prey, finché non era piaciuto a nessuno, ma in confronto quel film era oro colato. Cioè, mi verrebbe da tirar fuori tanti film per dirvi quanto questo sia malfatto, quanto questo sia assurdo, quanto questo sia privo di mordente, privo di una qualsiasi trama accattivante che potrebbe dirti: caspita, non vedo l'ora di vedere il 2. Cioè, io dovrei ora non vedere l'ora di vedere il 2 per aspettarmi altri combattimenti inutili, per aspettarmi l'arrivo di Johnny Cage, come si chiama questo personaggio che non so chi sia, che viene presentato sul finale. Dovrei aspettarmi ancora quella CGI terribile.
Mamma mia, in dei momenti, ragazzi, c'è Sub-Zero, ragazzi, che è di ghiaccio che viene ucciso dal fuoco. Io in dei momenti, non conoscendo l'universo, dico, ok, boh, ma mi sbaglierò io. Vabbè, comunque, non mi sembra ci sia da aggiungere tanto. Per me non faccio parte spoiler, non faccio niente, perché è un film talmente, secondo me, malfatto sotto tutti i punti di vista. A livello di regia, a livello di sceneggiatura, a livello di fotografia, sembra di vedere una brutta serie TV anni 90 che va in onda su Europa 7 dopo le 11 e un quarto il mercoledì sera. Attori sprecati, effetti visivi che non ne parliamo, voglia solo di accontentare il fan del videogioco, come se il cinefilo si mettesse in secondo piano, ma anche proprio il pubblico generalista, non per forza il cinefilo. Se veramente un film del genere viene apprezzato, vabbè, sbaglierò io. Certo, mi spiace non sia arrivato nelle sale perché avrebbe potuto, aiutare il box office un film del genere, però secondo me è stato uno dei film più brutti che abbia visto negli ultimi anni, un film veramente orribile, un film dove non si salva niente, dove 1 ora e 50 sembrano 3 giorni e 3 ore, e dove c'è la voglia proprio di soddisfare una persona che ama il videogame e che a questo punto poteva benissimo accendere la play e giocarsi una partita. Perché se il film deve essere questo, allora ripeto, accendete una PlayStation in sala e mostrateci un gameplay su grande schermo. Perché questo per me non è un film che possa definirsi portatore di una qualsiasi novità o comunque di una mitologia che potrebbe poi essere esplorata in un futuro. Mortal Kombat è un film per me orribile e non mi dilungo ancora di più perché, ripeto, boh. Fatemi sapere comunque la vostra, da non fan di Mortal Kombat e da non conoscitore dell'universo, ho proprio la repulsione al pensare al futuro di Mortal Kombat. Mamma mia. Fatemi sapere cosa vi è parso a voi questo film, per me malfatto sotto tutti i punti di vista, orribile, e fatemi sapere anche se la pensate come me oppure se siete in disaccordo. Vi risponderò volentieri, vi leggerò volentieri. Vi ricordo che nelle info del video troverete anche tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social e che per di più potreste anche abbonarvi al canale avendo poi in cambio tanti contenuti extra, oltre alla normale programmazione quotidiana. Ma che poi, questi hanno perso 10 tornei di fila, 9 tornei di fila, però si scopre di punto in bianco che c'è questa maledizione, c'è questa, insomma, maledizione, c'è questa cosa che dovrebbe nascere e quindi questa schiera di combattenti che dovrebbero unirsi per sconfiggere gli Outworld, com'è che si chiamasse, che si chiamavano, non ricordo neanche. Cioè, perché dopo nove sconfitte si forma questa schiera di soldi? Non si capisce nemmeno bene. Cioè, c'è questa profezia, non maledizione, scusate, c'è questa profezia che vorrebbe far sì che si unisse questa squadra di guerrieri dopo 9 volte che hanno già perso. Ma perché proprio alla fine? Non poteva questa profezia avverarsi al settimo combattimento, al sesto? Che ne so, se ne è perse 6 di fila, perché aspettare 10 combattimenti che si sa che se si perde il decimo poi il regno della terra viene poi controllato da un altro regno e quindi chi più ne ha più ne metta. Perché? Poi magari lo spiegano anche, ma sono talmente anche brutte le scene di dialogo, sono talmente raffazzonati tutti i dialoghi, tutti i discorsi che si fanno, perché si preferisce, no, rendere iconico il momento io mi chiamo e quindi ci metti il nome poi assurdo dopo, che tutto non torna. Magari lo sai se hai visto i gameplay, se conosci il videogame, però io sto guardando un film, non sto giocando e quindi mi aspettavo una minima caratterizzazione, un minimo approfondimento che non c'è, che non c'è. E quindi te ti devi accontentare di rifarti alle spiegazioni che ti danno questi 7 o 8 dementi vestiti da cosplay e nulla di più. Vabbè. Un saluto ragazzi, ciao!